Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Riccardo Buttitta e continuiamo con Uncharted 4 fine di un ladro. Dopo aver risolto vari enigmi e fatto crollare praticamente tutto il sistema della torre dell'orologio, il tesoro non l'abbiamo trovato, ma abbiamo scoperto il segreto di Avery, dove in pratica si trova il tesoro, quindi stiamo per dirigerci verso il tesoro. Ma nel frattempo c'è Sally che ci aspetta. Dico, ma abbiamo ricevuto una chiamata da Rafe dicendo che ha craccato tutti i nostri telefoni, quindi praticamente ha sentito tutto, sa dove si trova il tesoro, sa dove ci troviamo noi, quindi dobbiamo affrontare gli uomini di Rafe e Nadine. E c'è Sam da solo, quindi in teoria dobbiamo andare a salvarlo, tra virgolette. Quindi ragazzi, questa sarà una puntata epica. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere i prossimi video e le prossime serie. Lasciate sempre un bel mi piace per supportarmi e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Allora, ragazzi, continuiamo. Vediamo. Penso di andare a salvare Sam. Che macello abbiamo combinato in quella stanza, però. Adesso non so cosa incontreremo qui. Ma cosa gli è spuntato sotto l'ascella? Una pistola. Bianca poi. Sally. Forse quella è la torre di Sam. Sicuramente è la torre di Sam. Forza. Andiamo. Le persone ci hanno visto uscire da lì. Ma come sono entrate? Scusi. Non ci ha visto nessuno entrare. Cioè, ma poi guardate che bug. Ora la pistola gli è scomparsa. Boh. Fatemi passare. Dov'è Sally? Ah, lì. Sì, vabbè, in mezzo alle persone, no. Non è giusto. Oh merda! Ah, ne. Ha un mitraglio. O forse un carro armato. No, non è proprio un carro armato, è un'auto. Sì, vabbè. Vabbè, raga. Oh merda! Vabbè, mi ha preso! Levati, salvi! Vabbè!
Chi è che spara qua? Oh, ma che, perché sono mo... Vabbè, raga. Di nuovo qui. No, qui non può essere. Ok. Sai, vabbè. Come l'ammazza questo? Dobbiamo tornare alla macchina. Ho capito, salvi, ma... Quella non ha funzionato, Nate. E come lo chiudiamo? Saliamo. Oh! Non tocca! Ottimo la cosa! Ah, lì c'è la nostra macchina, ok. Ma da dove è spuntato Sally? Non c'era. Ne arriviamo da sempre. Seguiamo giù per la discesa. Andiamo. Oh merda. Tieniti. Oh cazzo. Mamma mia. Puntata, ragazzi. Levatevi. No, di nuovo qui. Siamo morti. Aspetta, forse dovevamo... Perché mi sono fermato? Qui. Non investire nessuno. Scusate. Vabbè. La torre di Seba in fondo a questo pendio, continua a scendere. Oh mamma, ragazzi. Vabbè. Come mi libero di sto camion? Dobbiamo continuare a scendere. Ho capito, ma... Mi dispiace. Te la stai cavando bene.
merda. Vabbè. La scala. Eccamo via. Siamo morti. No, ero sceso. Vabbè. Levatevi. Ok, ok, ok. Rafe è proprio deciso a toglierci di mezzo. Ah sì, tu dici? Sì. Forse li abbiamo seminati. Forse. Ehi, Nate. Sì? Non credo ci lasceranno tornare in questa città. Aggiungila alla lista. Ah. In effetti abbiamo distrutto un mercato in pratica. Davvero? Hai un 4x4, vedi là. Merda. Dobbiamo continuare a scendere. E come facciamo, scusa? Da qui, da qui, da qui. Ok, ok, ok. Se non scendiamo laggiù, se ne è spacciato. Oh merda, no, di nuovo qui. Ma che gioco stiamo giocando, ragazzi? Cioè. Ci siamo. Dimmi se vedi Sam. Ehi, deve essere quello. Laggiù. Nel motore. Come lo seguiamo? Dov'è il convoglio? Raga, non sto capendo dov'è che sto andando. Sì, ho capito. Beh, dove devo andare? Come lo raggiungiamo? E io che ne so. Continua a seguire quel convoglio. Da questo lato. Ma non avranno esagerato a mandare tutti questi sicari. Beh, siamo ancora vivi, quindi. Forse no. Ok, ok, ok. Li vedo. Mamma. Vedi un modo per arrivare a Sam. Ancora no, ma la strada sta per finire, ragazzi. Lo so, lo so. Ok. Non ho parole, ragazzi. Prendi la casa. Che ti basta il cervello. Probabilmente sì. Oh. Merda. Oh,
vabbè. Non mi dire che devo sparare da qui. Ah, mi sembrava strano. Vati tu. Ok. No, no, no. Merda. Come faccio, scusa? Ma che è, raga? Boh. Raga. Mi sa che devo saltare in altri veicoli. Non l'avevo capito. Ma mi prende per il culo sto gioco. Vabbè. Nei motori non ci posso saltare. Vabbè. Bellissimo, ma che gioco sto giocando? Devo andare lì. No, no, non morire, non morire, non morire, non morire, non morire. Che cazzo, però, minchia. Ah, vabbè, porta da qui. Forse. Spero che sia il secondo. Il terzo, anzi. Sì, credo sia il terzo. Perfetto. Levatevi voi.
Come l'ammazza questo? Ok, ok. Ah, eccolo, c'è Sam là. E levati davanti. Sali, Sam. Ah, vuole che salgo sul motore. Oh, vabbè. Esci di qui. Esci di qui. Devo uscire da qui. E spicciati. È impossibile che sia vivo. Perché rischiare incidenti? Brutta storia. Vabbè. Ma è normale sta cosa. Mamma mia. Esci da qui. Se... Ma che gioco è? Pure io. E scoppia. Ma che spettacolo, raga, ma che gioco è? Già. Vabbè. Stai bene? Sì. Okay. Andiamocene. Quelle li guardano. Scioccati proprio. Bellissimo, ragazzi. Ecco Sally. Bene, sembra tranquillo. Sì. E allora? Rodeus quod licentia. Sembra un semplice codice. Per Dio e la libertà. Era il loro motto. Ci siamo persi tutti quei riferimenti al paradiso. Vedo che ve la siete cavata bene. Molto più che bene. Abbiamo trovato Libertalia. Libertalia. Libercosia? Libertalia. Pare che Avery abbia fondato la leggendaria colonia dei pirati. Beh, è più l'utopia dei pirati, insomma. Ok, ma il tesoro? Stando a quel che si dice, questo luogo forniva rifugio a centinaia, se non migliaia di pirati. E condividevano tutto. Proprietà, risorse. Denaro. Conservavano tutto in un singolo deposito comune. Ma bene. Quindi, dov'è questo tempio dei pirati fricchettoni? Proprio qui. Su quest'isola, a nord-est di Kings Bay. Ma Rafe ne ha una copia. Sì, ma prima che riesca a decifrarla, noi saremo già in viaggio per Libertalia. Vedi? Il tesoro è praticamente già no. Troia.
Che è successo? Elena. Come va il lavoro in Malesia, Nate? La bugia, Mi sembri un pelino fuori strada. Elena, non è come sembra. Davvero? Perché a me sembra proprio che tu stia cercando il tesoro sepolto di Henry Avery. E dopo aver visto tutti quei soldati della Shoreline in città, sospetto che tu non sia l'unico a cercarlo. Ah, già sa tutto, vabbè, d'accordo. Sì. Diciamo che allora è come sembra. Ma posso spiegarti? Ti avverto, sembrerà assurdo. Sentiamo. Per cominciare... questo è Sam. Sam Drake. Mio fratello. Ciao. Mi spiace. Io pensavo fosse morto in una prigione di Panama. No, Nate. Ma chiaramente mi sbagliavo. È rimasto chiuso là per 15 anni e la colpa è mia. Il tizio che l'ha aiutato a uscire vuole un sacco di soldi e l'unico modo per pagarlo è il tesoro di Avery. Ma la buona notizia è che l'abbiamo trovato. È su un'isola al largo della costa. Ok, fermati. È mai esistito un lavoro in Malesia? No. Io... Dai, aspetta. Elena, aspetta. Non ti capisco. Senti, avrei voluto dirtelo. Ti prego, smettila. No, davvero, ma non sapevo come. Non lo so, dicendomelo. Dovevo proteggerti. Sono stronzate, Nate. Non hai avuto il coraggio di affrontarmi, di nuovo. Sapevo che avresti reagito così. E tu come reagiresti? Tu mi hai mentito. Per settimane. Infatti. Se ti avessero ucciso... non l'avrei nemmeno saputo. Esatto. E ora hai anche un fratello. Ma chi sei tu? Andiamo. Sono io. Sono sempre io. Questa volta è diverso. Oh mio Dio. Io devo salvarlo. Nemmeno mi importa del tesoro. Quel tuo sguardo quando sei entrato nella stanza... Se hai finito di mentirmi, allora smetti di mentire a te stesso. Io devo prendere un aereo. Tu fai quello che credi. Ehi, Nathan. Ehi, che stai facendo? Vai subito da lei. Non possiamo fermarci. Beh, forse dovremmo. Ma che dici? Che forse c'è un altro modo per salvare Sam. Per esempio? Per esempio trovargli una nuova identità. Lo nascondiamo da qualche parte. È conosco stato in gente... prigione per 15 anni. Non possiamo obbligarlo a nascondersi. Ok, bene. Ma tu vai da tua moglie. Sam e io partiremo per Libertalia. Sì, senza di me. Vi fareste ammazzare entrambi. Scherzi. Ragazzo, faccio questo mestiere da una vita. Posso ancora essere utile. Vuoi davvero renderti utile, Sullivan? Prenditi cura di lei. Beh. Come vuoi. Posso aiutarti? Tranquillo. Fai le valigie. Ha messo a scompiglio tutta la famiglia. Ho capito che è uscito dalla prigione. Si credeva morto, ma... Ehi, Nathan! Sì?
Terra in vista. Che te ne pare, eh? Beh, sembra fantastico. Prendi un attimo il timone. Lo sai, con tutto questo correre e tentare di salvarci la pelle, non ci siamo mai presi un minuto per fermarci a riflettere su quanta strada abbiamo fatto, eh? Ci stiamo avvicinando a quello che abbiamo visto a Prologo, ragazzi. Quando erano sulla barca di notte. Senti, fratellino, ti perdonerà, tranquillo. Se le porti un tesoro come quello, chi non lo farebbe? Non lo so. Sai, forse ho tirato un po' troppo la corda. Che spettacolo, però. Ah. Sinceramente l'immaginavo più grande. Di sicuro siamo nel posto giusto. Trovo un punto in cui si possa attraccare. Spettacolo, ragazzi. Beh, voglio dire, almeno c'è un'isola, giusto? Sì, almeno c'è un'isola. Cerchiamo segni di presenza umana. Più che umana, direi pirapesca. Certo. Qui dobbiamo andare? No, mi sa di no. Forse Libertalia è più qualcosa come una capanna sulla spiaggia. Già, forse è una casa sull'albero. Forse Avery ha dilapidato la sua fortuna per investire una caccia al tesoro e ha finito i soldi prima di costruire. Certo. E se avesse davvero finito i soldi? Dovremmo trovare una scompiglia. Comunque ci stiamo avvicinando a quello che abbiamo visto all'inizio del gioco. Probabili e folli ricerche a parte, Avery aveva capito tutto. E cioè? Ha vissuto secondo le sue regole, ha creato un mondo, e così ha fatto la sua moto. Certo, sulla sua testa prenderà una supertale. E dai, dipende tutto da come è finita la storia, no? Chissà, se in fondo passa la pena. Forse possiamo attraccare qui. O no? Sì. O no? Non lo so. Vabbè ragazzi, continuiamo nel prossimo video perché già abbiamo superato il tempo. Salviamo. Ok ragazzi, ripeto, siamo arrivati al momento che abbiamo visto nel prologo, quando eravamo su questa barca di notte che stavamo andando verso un'isola, che comunque abbiamo scoperto adesso dov'è che stavamo andando, da Libertalia, nel rifugio dei pirati, diciamo. Poi è arrivato l'incidente, quindi a breve scopriremo cosa succede dopo l'incidente. Comunque in questa puntata c'è stato un momento triste tra Nate ed Elena, perché ragazzi, sì vabbè, lui, suo fratello, dopo 15 anni è ritornato, Nate lo credeva morto, che va bene, però sto pensando che per suo fratello sta mettendo un po' da parte la sua famiglia, quindi a parte che le bugie durano sempre poco, cioè la verità viene sempre a galla, quindi io avrei scelto diversamente, gliel'avrei detto. Sì, magari temeva la sua reazione, però le bugie hanno sempre le gambe corte. Non lo so ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti. Vi aspetto nel prossimo video, un saluto a tutti.